Benvenuti a Comfort Zone, una maratona elettorale all'interno di quelli che sono i comuni più rappresentativi che stanno andando al voto in Puglia e in Basilicata. Tanti sono i comuni, tanti sono anche i consensi che stiamo ricevendo da parte vostra e tramite commenti sia sui social sia ovviamente sul nostro sito. E vi ricordiamo che Comfort Zone si può seguire oltre che su Antenna Sud anche sulla pagina streaming del sito Antenna Sud. E oggi sentiremo un confronto senza veli tra quelli che sono i candidati sindaci a uno dei comuni più rappresentativi del Salento, il secondo più importante. Parliamo del comune di Copertino, un comune sopra i 15.000 abitanti, quindi un comune nel quale si potrebbe anche parlare di ballottaggio. Ovviamente noi auguriamo ai candidati di andare al voto, di occupare la poltrona di primo cittadino in prima battuta, ma in politica tutto è possibile. Io vi presento i candidati, ovviamente, apriamo subito, ve li facciamo vedere e sono seduti, come voi sapete, tramite sorteggio. Abbiamo sorteggiato prima di iniziare la diretta sia l'ordine di seduta sia l'ordine con il quale faremo le domande. Domande comuni a tutti i candidati, 3 minuti di risposta per tutti, con una possibilità di replica di 1 minuto. Gli argomenti sono quelli che abbiamo comunque trovato tramite i loro programmi elettorali, ma anche quelli più caldi ai cittadini e quindi ai concittadini di Copertino stesso. Diamo il benvenuto a Laura Alemanno, alla guida di una coalizione di 6 liste di Anima Civica di Centro. Benvenuta. Diamo il benvenuto a Vincenzo De Giorgi, a capo di una coalizione di centrodestra composta da 9 liste. Benvenuto De Giorgi. Grazie, buonasera. Benvenuto ad Antonio Leo, a capo della coalizione di centrosinistra. Sono 7 le liste che lo supportano. Benvenuto Leo. Buonasera a tutti. E benvenuto a Giuseppe Rosafio, a guida di una lista civica. Benvenuto. Grazie. Tanti i temi, dicevo, ovviamente per rispetto e per par condicio in questa giornata io non userò né i titoli accademici né i titoli politici, proprio per permettere un dibattito equo e anche per conoscere meglio sia chi siete, insomma, è superfluo perché siete su tutti persone note a livello politico, non possiamo parlare in questo caso di neofiti. Ma diamo un piccolo passaggio prima di passare nel vivo di quelle che sono le domande politiche. Le vostre professioni partendo da Alemanno, nella vita cosa fate? Sono un avvocato e ho uno studio proprio nella mia città, Copertino. De Giorgi? Sono laureato in scienze educazione della formazione e lavoro nella formazione. Leo? Sono docente presso un istituto superiore e dottore commercialista. Rosafio? Avvocato, studio professionale a Copertino. Una domanda, da quanti anni siete in politica? De Giorgi. E sono 15 anni, quest'anno sono 15 anni. Leo. Sono 5 o 6 anni. Rosafio. 83. Dobbiamo fare i conti Non lo noi? faccio, io non li faccio. Alemanno? Anche per me sono 15 anni di impegno politico. Ecco perché vi dicevo pochi, non parliamo di neofiti, ma parliamo di coloro che il linguaggio politico lo conoscono bene, trasmettere sicuramente empatia ed entusiasmo anche e anche i programmi. Ma partiamo da quelli, partiamo con la prima domanda, entriamo nel vivo del dibattito politico e al mio via chiedo alla regia, al mio collaboratore russo, al mio collega in supporto alla regia, Francesco Schiavano, di prepararsi col timer, appena la candidata Alemanno risponderà. Uno dei temi più importanti e più caldi di tutte le campagne elettorali, quando un'amministrazione si chiude e un'altra si sta per aprire, è il tema del PUG. Qual è la sua visione di PUG? Beh, guardi, per me questo è un argomento a me caro, decisamente, perché io sono stata vice sindaco della città di Copertino con una delega al PUG e proprio nei giorni scorsi nella piazza ho raccontato come tutto si sia fermato al 2018, a quando fu approvato il documento preliminare programmatico e fu fatta la conferenza di copianificazione in regione e poi nulla più. Mi furono tolte le deleghe. E ad oggi ancora non è ben chiaro chi abbia voluto quelle deleghe, ma soprattutto chi, pur avendole, non le abbia mai messe in atto. Quindi è fondamentale. Il piano urbanistico generale per la città di Copertino è veramente una boccata d'aria di cui la città ha bisogno e indica programmazione, indica dove la città vuole andare ed è chiaro che
dà quella certezza di capire come investire e come sviluppare la città, quindi è uno strumento assolutamente fondamentale e l'impegno è quello di affrontarlo in maniera determinata, decisa e soprattutto ripartendo anche da dove si è abbandonato quel dialogo con i professionisti e gli attori fondamentali della città, coloro che poi dovrebbero vedere come la città stessa appunto si sviluppa. Senza il PUG non si può pensare al futuro della città di Copertino. E rimangono 1 minuto e 40, vuole integrare o rinuncia a questo minuto? Magari poi lo può utilizzare per un diritto di replica. No, no, perché rinunciare? Attraverso il PUG noi possiamo disegnare la città, possiamo capire quali sono le aree che andranno urbanizzate, fermo restando un principio anche molto importante, che è quello della cementificazione zero. I nostri suoli non possono continuare ad essere consumati e quindi capire cosa fare di quei comparti. Copertino è un po' bloccata all'interno di questo strumento che fu utilizzato nel PRG, i comparti, ma non tutti sono avviati, anzi forse quasi nessuno, pochissimi. E allora bisogna ascoltare il territorio, bisogna capire se quei comparti residenziali servono, se bisogna investire su altro e quindi in questo senso intendo dire dove la città deve andare. E abbiamo ancora 52 Sì. secondi, sì. E quindi il PUG è lo strumento di crescita e di slancio del territorio, questo sicuramente. E quindi i cittadini hanno bisogno di questa risposta perché attraverso questi comparti o attraverso altri vincoli i cittadini hanno le mani legate, pagano soltanto le tasse e non riescono a capire se poter edificare o non poter edificare, quindi non riescono a progettare anche il loro stesso futuro ed è una cosa che la città ci chiede. Grazie, è arrivata, mancano 20 secondi, ma li recuperiamo. Non Andiamo c'è avanti. problema. De Giorgi, anche per lei, il PUG è quella che è la visione anche più vicina non solo ai cittadini, ma anche agli imprenditori, insomma, è quella che interessa maggiormente in un'amministrazione. Qual è la sua visione? PUG è lo strumento urbanistico, secondo me, fondamentale per poter sbloccare questa situazione appunto di blocco in cui la città di Copertino versa da diversi anni. La città di Copertino aspetta da anni questo PUG. Io sono 10 anni che sono consiglio opposizione, il Consiglio Comunale varie volte ho sollecitato le amministrazioni, in questo caso le due amministrazioni Schito, ma purtroppo poi effettivamente questo PUG non è mai nato. Non è mai partorito e comunque fondamentalmente qualora dovessi divenire sindaco di Copertino bisognerà buttare giù questo pseudo PUG o questo lavoro che è stato fatto fino ad ora, che effettivamente ormai è obsoleto perché nel frattempo la città è cambiata, ma soprattutto perché anche non possiamo andare in deroga alla legge, in quanto poi non avendo il PUG non possiamo sbloccare delle situazioni come quella per esempio del centro storico, dove non si può andare in deroga alla legge appunto, o addirittura situazioni come il PAI, che effettivamente Copertino ha delle zone importanti dove non c'è più il problema dell'alluvione, non si allagano più, però col fatto che effettivamente il PUG non si approva, non si può sbloccare questa situazione. Quindi cioè bisogna partire dal PUG. Questo strumento è la prima vera intenzione di sbloccare questa città, perché senza il PUG non possiamo andare avanti. E la città lo attende da tanto tempo, anche perché poi qualcuno maliziosamente ha anche pensato che in questi anni non sia stato voluto appositamente, non è stato approvato, perché c'erano dei comparti da chiudere e quindi anche questo non è stato, non ha giovato alla città. Benissimo, rimane 1 minuto e 20, eventualmente lo possiamo, o ci rinuncio o lo congeliamo per Oh, non un'eventuale c'è poco, possiamo replica. congelare, tanto voglio dire, ho detto quello che dovevo dire. Grazie a De Giorgi. Leo, anche lei, la visione di PUG all'interno del suo programma elettorale. Il PUG è uno strumento fondamentale. Senza il PUG non può ripartire nulla a livello di città. E tutta l'organizzazione della città parte da questo strumento urbanistico. Noi dobbiamo da subito capire. E dobbiamo fare delle scelte, bisogna partire e capire che bisogna partire dal punto zero, perché ancora dopo 10 anni non è stato fatto nulla. E quindi occorre di nuovo partire con un cronoprogramma, e capire, e da subito ripartire di nuovo, per esempio, dalle osservazioni da fare al piano e coinvolgere questa volta un po' tutta la città, dalle singole persone, dai singoli cittadini, alle attività produttive, alle aziende, perché è importante anche la zona industriale. La zona industriale è interessatissima da questo problema del PUG, perché si deve ridefinire tutto attraverso che cosa? Anche attraverso l'allargamento di questa zona industriale, per entrare poi nella ZES.
Quindi tutte queste sono scelte che ovviamente, come anche quella di ridefinire diciamo anche i comparti. Oggi abbiamo soltanto cementificato quelli che sono stati realizzati. Bisogna tornare a pensare a un'idea di città che sia davvero una città che abbia, che creda nella sostenibilità, una città che davvero investa in tutto questo, perché bisogna, per esempio, questi comparti che sono rimasti ancora, bisogna ridefinirli. Non possiamo consentire a nessuno di speculare su questa situazione. Occorre davvero entrare in un discorso davvero di equilibrio nella nostra città. Quindi, come dicevo, è importante anche la zona industriale. La zona industriale deve essere allargata, come anche è importante anche che anche dal Pug si possa vedere anche altre zone, no? Tipo per esempio i cammini, che cicloturistici, o tutto parte dal Pug. Il Pug prevede ogni momento della nostra vita, della nostra città. Quindi senza questo strumento, io un paio di volte, tre volte, ho sollecitato anche con una lettera scritta, e sono andato molto spesso dai dirigenti a chiedere il punto. Molto spesso mi diceva che c'era un cronoprogramma in atto, e diciamo, ho sempre creduto nella buona fede di chi doveva anche fare questo, ma tutto parte anche questo fondamentale da una riorganizzazione proprio degli uffici che devono nei lavori pubblici e urbanistica cominciare a pensare seriamente a un nuovo modo di fare amministrazione, anche dal punto di vista, diciamo, proprio amministrativo. Quindi questo è importante, dobbiamo pensare che questo strumento salverà la nostra città davvero da tante situazioni. Grazie mille. Se 5 minuti, 4 minuti, quindi possiamo dire che ha esaurito il suo spazio. 5 secondi, possiamo dire che ha esaurito il suo tempo. Tra l'altro, lei nel suo intervento ha toccato diversi punti che poi andremo ad analizzare anche con altre domande che io ho previsto. E sentiamo la risposta inerente il Pug di Rosafio. Qual è la sua visione? La mia visione, innanzitutto, è di stupore per queste risposte che non me ne vogliono i colleghi. Durante l'amministrazione da me guidata fu un punto fondamentale, con le risorse già finanziate, e avevo già detto bisogna ridurre il consumo del suolo, una visione della città, riqualificazione delle periferie, dell'entrata in città, degli strumenti necessari, i comparti sono inadeguati, fanno consumare suolo fino a se stesso senza alcun criterio. La collega Alemanno ha detto, aveva la delega del Pug, la vice sindaco, è vero, a un certo punto è stata tolta la delega. Quello era il momento della critica, della rottura con quell'amministrazione, con forza, con un Pug già finanziato. Adesso che senso ha continuare a ripetere che è importante, che è bellissimo, che è fondamentale? Dovevate tutti, scusate, io devo dire queste cose perché è stato il mio cavallo di battaglia, non da esterno all'amministrazione, era lì. Quando tutti quanti avete detto, e compresa la professoressa ha scritto, rammendare la città, arriveremo a riqualificare la città con un rinascimento fiorentino, citando con citazioni coltissime fiorentine Lorenzo De Medici. Quello era il momento di chiedere conto dalla maggioranza e dell'opposizione. Quello era il momento di dire adesso basta, siete stati capaci tutti quanti. Io non, guardate, non è una critica alle persone, di far approvare comparti inutili, senza senso, che hanno consumato ulteriormente il suolo, addirittura staccati da quello che è il contesto urbano, in particolare il comparto 17, nonostante, non solo io, aveva denunciato situazioni che non sto qui a ripetere, di ricorsi al Consiglio di Stato, di rinunce. Quello era il momento, e io, chi mi chiede perché ti sei candidato, ne avrei fatto a meno, cari amici, ve lo dico con la massima schiettezza, con la massima sincerità. Erano i momenti in cui queste cose che state dicendo dovevate mettere in campo nei vostri ruoli. Adesso cominciare a dire che il pubblico è importante. Abbiamo consumato solo inutilmente. Se a un certo punto tutti quanti declamiamo questa necessità di ridurre, di riqualificare, e l'ambiente è importante, perché abbiamo continuato in quella direzione? Lo sapete perfettamente. Passa attraverso due momenti il percorso del PUG, il cronoprogramma importantissimo, ma una volta adottato, dice, si blocca. I comparti sarebbero stati bloccati. Io ho sentito un solo consiglio, ho seguito, in cui si diceva, ma tu avresti bloccato il PRG? No, bastava adottare. Poi si fanno le osservazioni e poi si fanno le approvazioni. Bastava fare questo. E quindi tutti i famosi privati che non volevano, rivendicavano il loro comparto, una volta adottato c'era lo strumento normativo, legale, di blocco.
E no, è inutile adesso ripetere queste storiette. Scusate, ma io su questo argomento non ce la faccio più, ma sono sinceramente esterefatto. Grazie. Grazie mille al candidato Rosafio. Noi ci fermiamo un minuto per la pubblicità e torniamo subito qui in diretta su Antenna Sud con i candidati alla carica di primo cittadino di Copertino. Bentornati in diretta su Antenna Sud, ospiti di Comfort Zone quest'oggi, i candidati alla carica di primo cittadino di Copertino. L'ultima domanda è stata quella proprio sul PUG, il candidato Rosafio ha scaldato gli animi tanto da richiedere subito il diritto di replica di tutti e tre gli altri candidati. E quindi partiamo da De Giorgi, poi sarà Leo e poi sarà Le Manno a rispondere a quanto detto, o meglio, chiarire quanto detto da Rosafio. Prego De Giorgi. Sento giustamente tirato in causa e io personalmente da 10 anni che faccio il consiglio opposizione, in questi anni ho sempre sollecitato e sono stato da pungolo per questa amministrazione per quanto riguarda il PUG, ci sono le video riprese, quindi non me ne voglia l'amico Giuseppe, ma sei fondamentalmente anche siamo arrivati senza avere un PUG, voglio dire, con tutti gli anni suoi passati di esperienza amministrativa anche quando faceva il vice sindaco, forse oggi la città avrebbe da tempo un PUG, quindi dire proprio al consiglio opposizione l'unico che non ha amministrato e che effettivamente è stato, ripeto, uno che ha sempre pungolato e sollevato questo problema in consiglio comunale, sinceramente non mi sentivo di stare in silenzio. Grazie. Grazie mille. Leo. Più che diritto di replica, chiarisco, cioè diciamo, io come ho già detto nel mio intervento, ho fatto 2 volte sollecitazioni e la sindaca ha risposto dicendomi che da poco avrebbe fatto un cronoprogramma, quindi ho sollecitato questo. Poi tra l'altro, come anche ha fatto Giuseppe Rosafio, siamo andati dal dirigente, anche lui ha fatto un video dove diceva che anche lui è andato a parlare negli uffici. Ovviamente noi possiamo fare questo, cioè noi questa è la nostra attività di pungolo come opposizione, poi le scelte le fa una maggioranza, quindi voglio dire questo. Ovviamente quello che io ho detto nel mio intervento è questo, noi abbiamo sempre dato quel giusto valore, questo deve passare, perché noi... Io nei miei interventi e anche durante altri documenti che si approvavano ho detto che l'importanza, ho cercato di dimostrare qual è l'importanza di questo strumento urbanistico. Grazie mille, perfetto, mancava un secondo. Alemanno, un minuto per lei. Beh, la mia replica è doverosa perché devo ricordare all'avvocato Rosafio che io ero la sua consigliera di opposizione quando governava. E gli devo rammentare che lui sul Puglio ha fatto veramente ben poco. Portò una delibera in cui io dovetti correggerlo perché lui parlava di adozione del PUG, quando invece era l'avvio del procedimento. Siccome io sono stata colei che ha preso in mano le redini della situazione, non si può assolutamente permettere di fare delle lezioni a questo salotto su quello che io avrei dovuto fare. Dovrebbe sapere da sindaco che è stato che un assessore deve rispettare e deve lavorare in squadra. Io ho rispettato le volontà del mio ex sindaco e nel momento in cui mi ha tolto le deleghe la palla è passata a qualcun altro, ma questa non vuole essere una giustificazione, perché vede, il mio modo di approcciarmi al territorio e alla cittadinanza è completamente diverso dal suo. Lui per anni ha fatto una battaglia contro lo sviluppo della città e contro lo sviluppo del comparto 17. Il mio modo di amministrare sarà completamente diverso, sarà per i cittadini e non contro qualcuno. Grazie mille, è scaduto... E gli diamo un minuto anche sì, a lei, sarò proprio un telegrafico. Minuto, anche meno, grazie. Telegrafico. Io quando da vice sindaco ho chiesto a Marcucci di fare il PUG, ho visto che nicchiava, mi sono dimesso, si fanno le battaglie anche con le dimissioni. Quando a un certo punto ho notato che la vostra maggioranza andava in una direzione, per così dire, non esattamente deliberata in consiglio, ho allertato la cittadinanza su questo punto e stranamente avete fatto passare un ricorso al Consiglio di Stato come se fosse una sentenza definitiva. Così non era, ve l'ho detto in tutte le stanze, mi assumo tutte le responsabilità. Insomma, più di questo non si può fare. È inutile che torniamo intorno a queste problematiche. Se non si è d'accordo, e quando uno si dimette, io quando mi dimisi da Giunta Marcucci, elencai 10 punti precisi. Uno di questi era il PUG, perché Gianni non voleva fare il PUG e io ero contrario a questa sua negligenza, diciamo così, non dico altro. Un minuto preciso utilizzato da Rosafio, io posso darvi un minuto a testa se volete integrare o rispondere.
Facciamo cadere così. Passiamo all'argomento successivo. Avete parlato di sviluppo della città, di sviluppo urbanistico, avete parlato di progresso, ma bisogna parlare anche di sociale. E si parla molto nelle vostre campagne elettorali e nei vostri programmi di giovani e interventi a favore e per le fasce deboli. De Giorgi, lei cosa prevede come interventi per... 3 minuti mi chiedono dalla regia. Sì, assolutamente sì, è una risposta. Cosa prevede per interventi per i giovani e per le fasce deboli, quindi anche gli anziani? Sì, purtroppo in questi anni la nostra città è regredita. Regredita semplicemente perché i comuni vicini sono andati avanti, molto più avanti di noi. Noi purtroppo abbiamo delle periferie che effettivamente purtroppo sono proprio letteralmente periferie delle periferie. Ecco perché l'amministrazione De Giorgi, qualora io dovessi divenire sindaco, avrà un occhio di riguardo soprattutto per le periferie, perché non possiamo avere, diciamo, delle strutture sportive, dei parchi giochi lì abbandonati a se stessi, alla mercé degli agenti atmosferici, dove effettivamente ognuno può fare quello che vuole. Ma noi abbiamo addirittura una grande periferia all'interno della nostra città, che è il centro storico. Purtroppo il centro storico è una delle periferie di Copertino. Ecco perché il mio programma è incentrato soprattutto nel centro storico e nelle periferie, ma soprattutto nel centro storico, perché è stato sottovalutato in questi anni. Io 5 anni fa, nel confronto al ballottaggio con l'amministrazione uscente, con il sindaco Schito, sollevai il problema che il centro storico stava sfuggendo di mano, che si stavano creando delle situazioni anche di baby gang, e fui effettivamente un po' deriso, quando invece poi effettivamente ci sono state delle situazioni del centro storico particolari. Quindi innanzitutto bisogna cercare di valorizzare questi posti e poi cercare con un'azione mirata a far sì che questi ragazzi abbiano dei luoghi dove poter effettivamente confrontarsi, eccetera eccetera. Per quanto riguarda gli anziani, bisogna assolutamente trovare un immobile dove ricreare di nuovo il centro anziani, perché purtroppo non abbiamo il centro anziani ed è una cosa gravissima in una città di 24.000 abitanti. E poi soprattutto con l'assessorato ai servizi sociali cercare effettivamente quelle vulnerabilità che purtroppo sono silenti e che effettivamente bisogna andare proprio, e deve essere l'amministrazione, deve essere il sindaco a cercare queste persone a casa, perché hanno una loro dignità ed effettivamente non nemmeno chiedono aiuto. Grazie mille. 54 secondi, integra o rinuncia? Sì, no, posso integrare dicendo che, vabbè, non so se ci sarà una domanda successiva, perché poi, questi ragazzi poi riusciamo anche a tenerli nella nostra città se gli diamo delle opportunità lavorative. E le opportunità lavorative deve essere un'amministrazione lungimirante a crearle, perché se un ragazzo poi effettivamente non ha la possibilità di poter lavorare, può essere da deterrente per altre situazioni, quindi il lavoro è fondamentale. Non è che noi promettiamo posti di lavoro, ma cercheremo in tutti i modi di creare delle opportunità di lavoro in modo da far sì che questi ragazzi effettivamente possano pensare al loro futuro. Grazie mille. Torneremo sicuramente su questo tema, fermiamo anche, mancavano 15 secondi, torneremo su questo tema, perché dove si parla poi di lavoro è bene chiarire anche le opportunità che magari la prossima amministrazione vorrà fornire, ma ci torniamo in modo che possiate poi dare la vostra opinione tutti quanti. Intanto Leo, la stessa domanda, prospettive e politiche sia per i giovani che per le fasce deboli? Sì, questa è una domanda molto importante. Sono delle prospettive che ovviamente bisogna cominciare a organizzare. Da subito bisogna entrare davvero in questo tema. Con i giovani in particolare bisogna creare degli spazi che dove possano davvero cominciare ad operare attivamente, essere davvero dei veri cittadini attivi per la nostra città. Non possiamo, dobbiamo promuovere a tutti i costi la cittadinanza attiva. Loro come possono fare? Si possono solo attraverso delle consulte giovanili entrare in questi argomenti e proporre all'amministrazione quei temi, perché poi è sempre la politica alla fine che prenderà le decisioni finali, ma noi abbiamo bisogno del loro stimolo costante, perché comunque da loro nasce anche la rinascita della città, senza dimenticare, come dicevi anche tu nella domanda, delle fasce deboli, perché sono tutti insieme. Io ho fatto un programma dicendo che il futuro è di tutti, quindi anche per gli anziani spero che la nostra comunità, quella di Copertino, sia una comunità tutta unita,
vada avanti con un percorso unitario, si vedano gli anziani, anche gli anziani coinvolti in tutte le scelte amministrative, anche facendo davvero i cittadini attivi, perché molto spesso li si vede un po' passivi nella nostra città. Io mi auguro davvero che con dei veri e propri progetti possano questi essere parte attiva della nostra società e rendersi utile anche per le future generazioni, perché non dimentichiamo mai che è dal dialogo tra le diverse generazioni poi che nascono le proposte positive per una città. E su questo davvero io l'ho incontrate anche andando nelle periferie in questi giorni e nei comizi di quartiere, tante persone che mi chiedono davvero che in tutti i quartieri nascano questi punti di socialità. Sono importanti perché è da questa socialità che poi nascono davvero le grandi prospettive per una città di crescita. Quindi io mi auguro davvero che i giovani possano, e gli anziani e tutte le fasce, anche gli altri, non dimentichiamo nessuno, si possano creare questi centri di aggregazione sociale dove tutti possano concorrere. Io ho detto anche in alcuni interventi riprendere proprio le attività dando degli spazi, perché noi dovremmo cominciare a censire un po' tutti quelli che sono gli spazi del comune e metterli a disposizione delle associazioni. In questo discorso non dimentichiamo il lavoro delle associazioni, perché se noi l'amministrazione non può assolutamente da sola, non può fare da sola, questo mettiamocelo in testa, e grazie al lavoro di tutti, le associazioni in particolare, le parrocchie che nei quartieri svolgono un ruolo importante, queste le dobbiamo tenere conto, dobbiamo assecondarle anche in diverse scelte. Quindi io mi auguro che da questo discorso collettivo nasca una proposta di città unitaria e di una città che davvero vuole crescere per un futuro migliore. Grazie a Leo. Rosafio, la stessa domanda, politiche giovanili per le fasce deboli. Politiche giovanili, io così ricordo con un sorriso che in quel mio quinquennio avevo inventato un po' in maniera approssimativa, di questo mi rendo conto, dando una specie di movida copertinese molto approssimativa, consentendo a chi voleva i bar, i baretti, i locali, di fare degli incontri. Dico approssimativo perché il regolamento non c'era, bisognava usare ogni giorno e cercare di dire ai ragazzi aggregatevi ma senza esagerare, suonate ma senza fare molto chiasso, perché c'era il centro storico, i cittadini che dovevano riposare. Era un primo approccio, e quindi quando noi ci lamentiamo che i ragazzi vanno fuori, abbiamo abbandonato questa prospettiva. Facciamoli tornare a Copertino, dobbiamo essere interlocutori dei ragazzi, perché io ho notato in questo decennio che non c'è il reciproco riconoscimento da parte dei cittadini, dei giovani, nei confronti delle istituzioni. Quando molto spesso ho detto, e lo voglio ripetere qui, che c'è una disgregazione del tessuto sociale, di questo sto parlando, del fatto che i ragazzi scappano via, del fatto che i ragazzi vanno a chiedere qualche permesso, qualche autorizzazione all'ufficio tecnico e hanno lacci e laccioli, ed è vero, ma lo strumento era quello da provare, era quello. Dire al dirigente tecnico, non hai più scusanti, devi intervenire. Perché dobbiamo assistere? Una volta ho lanciato questo allarme nei miei interventi domenicali, un po' così, vediamo, simpaticamente dal mio studio. Perché un ragazzo deve sentirsi rifiutato ed essere accolto nei paesi vicini? Perché deve sentirsi di fronte a un muro? Perché deve sentirsi sempre dire no e non essere accolto e trovare insieme la soluzione? Dando gli strumenti tecnici ai quali stiamo lamentando ritardo. Fasce deboli. E non posso non ricordare che io personalmente feci lo statuto del centro anziani. L'ho scritto, l'ho portato all'ufficio registro e abbiamo aperto il centro anziani. Siamo stati, mi metto in mezzo anch'io, capaci di chiuderlo. Non è che ho detto non date quella struttura ai ragazzi, Museo della Memoria, tutto quello che vogliamo, culturalmente molto bello, molto preparato. Ma non può essere in sostituzione di. Centro anziani è stato chiuso e abbiamo tutti quanti assistito a un parlé. Fasce deboli, chi meglio degli anziani deve essere attenzionato da questo punto di vista? Questo è successo e nessuno si è lamentato, nessuno ha criticato. Quando io parlo, non parlo alle persone fisiche, parlo alla dialettica amministrativa e politica in cui l'opposizione deve dire, deve essere presente, deve denunciare. Si forma l'opinione pubblica, che è fondamentale, secondo me. Il fiato sul collo dell'amministrazione, maggioranza che ha i numeri, deve sentire il fiato sul collo attraverso
la critica, l'opinione pubblica, che deve essere alimentata, guidata dai consiglieri in consiglio comunale. Questo è il mio parere. Perfetto il timer, 3 minuti perfetti. Sto allenando. Sei bravissimo, Alemanno, lei la stessa domanda. Politiche giovanili, i ragazzi basta ascoltarli. Ora, siccome qui non c'è nessuno che ha improvvisato della politica, mi chiedo se in questi anni l'abbiamo fatto. I ragazzi sono molto semplici, i ragazzi ci chiedono luoghi di aggregazione. Ecco perché a Copertino non c'è nulla ed ecco perché bisogna investire su quello. Però al collega Leo dico, ma cosa dobbiamo censire? La città la conosciamo, ci sono dei luoghi che sono chiusi e che possono essere riaperti domani mattina. Ci sono dei luoghi che possono diventare delle sale studio, ci sono dei luoghi che possono diventare dei centri di socialità ed è così secondo me che si fa inclusione. Quindi i ragazzi cercano luoghi, cercano eventi, cercano divertimento, bisogna ampliare decisamente quella che è l'offerta culturale, non si può pensare soltanto a quelle che sono delle iniziative elitarie, bisogna avere il coraggio questi ragazzi di farli divertire e condivido che nel centro storico è una bomboniera, non può essere fatto tutto e allora questo territorio va valorizzato per ciò che è, ci saranno degli eventi che possono essere fatti nel centro storico e ci sono degli eventi che possono mettere in connessione il centro con le periferie ed è così che si porta vita, non si crea quella situazione di isolamento, ma si abbraccia la città, è questo di cui la città ha bisogno. Veda, io nei giorni scorsi ho contato, no? Ora magari sbaglierò di qualche giorno, però Copertino aveva il parco della Grottella. Sono quasi, possiamo dire, 700 giorni che è chiuso. Ed è, non è una cosa di poco conto. Io con la mia, col mio movimento lanciammo il grido d'allarme su quel parco, perché un parco dove, oltre ad esserci un chiosco, era un luogo di aggregazione, dove i ragazzi si trovavano, dove erano state realizzate nel tempo delle strutture circolari, quindi dove era possibile veramente sedersi intorno e parlare. I ragazzi hanno bisogno di un luogo dove fare socialità. Il Lug è stato chiuso ed è stato abbandonato. Io mi sono interessata all'epoca di portare dei finanziamenti per fare una sala di incisione. Dopodiché è stato terribilmente chiuso, abbandonato e si trova in una zona di periferia. E quindi con la parte debole della società, con gli anziani, cosa fare? Beh, secondo me non esiste solo una fascia debole, è una società che è debole, che dobbiamo imparare a tenere insieme. E quindi non solo un centro anziani, ma un centro dove i ragazzi e tutti coloro i quali possono dare qualcosa alla società possono incontrarsi. Ecco perché spero che nelle domande successive mi sia consentito di parlare di quello che è il progetto dell'ex collegio serafico che dovrà divenire il Seraficum di Copertino. Grazie mille. Partiamo con la... vuole dare una replica? Allora, replica, diamo un minuto per Leo e ovviamente se voi volete anch'io, seconda anch'io. Replica, De Giorgi vuole replica, ok. Quindi tre, partiamo con i timer da un minuto partendo da Leo. Quando io parlo di censire, forse è giusto, chiarisco ancora meglio questo mio concetto, intendo pensare a quei luoghi che oggi anche sono occupati, che magari non sono occupati inutilmente. Bisogna cercare di capire tutti i luoghi dell'amministrazione e farli diventare attivi. Devono essere occupate da associazioni attive, quindi è importante questo perché io più volte nei miei interventi anche in Consiglio Comunale ho chiesto che venga definito questo prospetto dei luoghi dell'amministrazione, quindi intendo io per questo censito intendo capire che davvero i luoghi dell'amministrazione, visto che sono dei beni pubblici, vengano davvero utilizzati come si deve. Benissimo, Rosafio, a lei un minuto. La mia replica è un sorriso. Per il Parco della Grottella, dottoressa, sa chi si è inventato e l'ha riaperto? Il sottoscritto. Allora, 10 anni di Parco della Grottella. Ma bisognava aspettare la scadenza con tutto quello che è successo per fare una proroga e fare il bando? Io questo denuncio, il fatto che possiamo fare 1000 programmi, 1000 annunci roboanti, bellissime, prendiamo i Baci Perugine, vogliamo il cielo pieno di stelle. Ragazzi, ho lasciato un Parco della Grottella, addirittura quello fu una scommessa contro la volontà di un mio assessore, che osava dire non si fa, si è fatto, l'abbiamo riaperto, 10 anni ha goduto alla città, non solo di Copertino, hanno chiuso. Cioè, come si fa ad essere, come dire, a non replicare, a non rimanere sbalorditi di fronte a queste affermazioni? E dice, ma è arrivato, bisognava semplicemente, prima della scadenza, fare il bando. E se non c'era il tempo, prorogare la scadenza. Sono stati capaci di chiuderlo.
in pompa magna con carabinieri, polizia, tutto quanto il resto. Mi fermo, la replica finisce qua. De Giorgi. Non posso dar torto su questo aspetto all'avvocato Rosafio che mi ha anticipato, perché fondamentalmente voglio dire è importante, sì, oggi dire faremo, ma voglio dire, insomma, in questa sala ci sono persone che hanno amministrato e che comunque in questi anni, se il Parco della Grottella ha chiuso, evidentemente è qualcuna delle responsabilità. Comunque si poteva andare tranquillamente a dire al sindaco, ma che cosa sta succedendo? Noi dell'opposizione l'abbiamo fatta, però voglio dire, adesso è facile dire faremo. Io ripeto che si doveva già fare in passato. Poi, per carità, si può anche sbagliare, si alza la mano, si chiede scusa e si dice ok. E questo è il punto, insomma, volevo mettere questo, i puntini su lei, perché ripeto, dobbiamo anche assumerci la responsabilità di quello che di quello che siamo stati, di quello che abbiamo fatto, di come abbiamo amministrato. Grazie De Giorgi. E andiamo avanti con una domanda. Mi sia consentito però la replica a loro, perché evidentemente devo ricordare ai colleghi. Ci siamo col timer? Vada. Evidentemente devo ricordare ai colleghi qui seduti alla mia destra che io sono Laura Lemanno, manco dall'amministrazione da 4 anni, chi in questi 4 anni è stato seduto all'opposizione sono Leo e De Giorgi, e io non ho alcuna responsabilità, anzi io l'ho denunciato anche sui giornali, il fatto che l'amministrazione Schito stesse assolutamente sbagliando il modus operandi, perché ho sempre detto prima della scadenza si pensa al nuovo bando, condivido, ma tutte queste lezioni, ripeto, io le rispedisco al mittente, perché io ero fuori dal Consiglio Comunale, al contrario di qualcun altro. Per una chiarezza, noi possiamo replicare, è un dibattito, posso, quindi sì, voi volete aggiungere qualcos'altro? Non più. Soltanto, allora, per adesso replica un minuto De Giorgi. Volevo solo dire all'amica Laura Lemanno che lei, voglio dire, è uscita dalla maggioranza, dall'amministrazione Schito, diciamo, dopo un anno e mezzo del secondo mandato, quindi parliamo di 6 anni e mezzo di amministrazione, quindi non ci sono solo i secondi anni, ma ci sono i primi 5 anni, dove Laura Lemanno era vice sindaco, tra l'altro lasciando il suo consigliere in maggioranza, quindi fondamentalmente quando si esce da una maggioranza si esce completamente e si passa all'opposizione, quindi io purtroppo su questo non sono d'accordo e devo effettivamente dire nuovamente la mia. Non possiamo esimerci da colpe dicendo io sono uscita, no, voglio dire, insomma, 7 anni quasi di amministrazione, dal 2014 al 2020, sono 7 anni importanti dove effettivamente si poteva fare tanto. E comunque ripeto, il consigliere di maggioranza, Nestola, faccio il cognome, era in maggioranza ed è rimasto fino a un anno e mezzo della fine del mandato Schito, quindi anche lui avrebbe tranquillamente potuto far valere le proprie ragioni. Però questo consigliere non fa parte, non è motivo di dibattito, no, rimaniamo nel tema sulle persone. Ci mancherebbe. Leo vuole aggiungere, aspetti un minuto per Leo. Bastano pochi secondi per dire che ovviamente la mia azione amministrativa si è svolta anche sollecitando, nella prima domanda abbiamo parlato dell'organizzazione dell'ufficio, io molto spesso sono andato all'ufficio dell'urbanistica e lavori pubblici per sollecitare queste azioni amministrative. Queste azioni le ho chieste con insistenza, anche perché davvero chiudere un parco così è stata un'azione non bella. Ricordo quando è stato fatto questo parco, aveva tutte le intenzioni di essere un parco di socialità, e chiuderlo evidentemente non è stata una scelta oculata. Grazie. Rosafio, vuole aggiungere qualcosa? No, cosa devo aggiungere? E torniamo al discorso del ruolo, dell'opinione da formare. Si stava già, era nell'aria questa situazione di chiusura. Guardate, o io mi accorgo di cose che poi risultano essere vere e quindi prevedo quello che succede. C'erano tensioni sul Parco della Grottella, c'erano situazioni poco chiare, c'erano situazioni di ricatti reciproci all'interno dell'amministrazione, ma solamente io mi accorgo di queste cose, di grazia. Scusami Antonio. Quando tu dici sono andato a sollecitare e rimane un fatto interno, io non discuto che sei andato a bussare dall'ingegnere Minerva, che è stato successo. No, bisogna dire e denunciare questi fatti, informare l'opinione, questo vale per tutti, l'opinione pubblica, in modo che Minerva capisce che non può tentennare, qualcun altro capisce che non può stare lì a dire vediamo, deve dar conto, altrimenti la democrazia non funziona, stiamo parlando di cose, come dire, per me basilari, grazie. Grazie mille. Andiamo avanti con un'altra domanda. Diamo un minuto di risposta a testa, anche perché così è una domanda veloce e
abbiamo anche il tempo poi di lanciare la pubblicità che è tassativa per le 17. Parto da Rosafio. Abbiamo parlato poco fa di opportunità di creare delle proposte di lavoro all'interno del contesto comunale o grazie al lavoro comunale, ma in che modo si può fare, i fondi dove si reperiscono? Guarda, è chiaro che lo sappiamo perfettamente chi ha amministrato di cosa stiamo parlando. Non possiamo inventarci così da nulla posti di lavoro, ma anche qui devo fare riferimento alla mia amministrazione. Io, tra mille sacrifici, governo Monti che sottraeva le risorse, ebbi la fortuna, mettiamolo così, di finanziare la circonvallazione che portava uno sbocco direttamente sulla zona industriale. Dopo che in quella zona industriale avevamo portato acqua, fogna, energia elettrica, illuminazione meglio, non energia elettrica, bisognava continuare. E anche qui siamo nel mondo della strattezza, del vorrei, quanto potremmo fare. Perché non si è continuato? Siete stati capaci, non voi in questo caso, chiamata direttamente in causa la vice sindaco Alemanno, a inventarsi un comitato, nel quale comitato che dovrebbe essere dialetticamente la contrapposizione dell'amministrazione, il primo intervento l'ha fatto la collega Alemanno, in cui blocca la circonvallazione. E se avesse continuato, sta lì, ottobre 2016. Aspetta, però ha terminato il suo minuto. Ah, scusa. Chiedo scusa. Nel caso ritorniamo. Alemanno, vuole integrare? La mia domanda era, anche se ho visto che lei saltava a mettere la risposta. Ma no, perché vede, io vorrei che su questo divano ci fossero sedute delle persone che onestamente e intellettualmente raccontino la verità. Perché ora ad ascoltare Giuseppe Rosafio, rispetto al quale io sono stata opposizione, sembrerebbe che sia stata l'amministrazione più bella degli ultimi 40 anni a Copertino. E mi chiedo se tante cose aveva fatto, perché non si è ricandidato per fare un secondo mandato. Ovvio, la mia è una provocazione politica, perché chi ha amministrato sa con quanta fatica si amministra e quante cose non si possano fare. Ma voglio rispondere alla domanda, perché voglio rivolgermi ai cittadini, sinceramente. Non voglio battibeccare con i miei competitor, che onestamente ognuno cerca di portare acqua al suo mulino. Le opportunità che un sindaco, un'amministrazione può creare, quali sono? È difficilissimo, guardi. Perché quando io ho amministrato per la prima volta, anch'io ero abbastanza giovane, la gente veniva nella stanza del sindaco e diceva: un posto di lavoro per mio figlio, un posto di lavoro per mia figlia. E allora guardi, siccome io ho scoperto che non esistono né cassetti dove si lasciano progetti, né pozzi dove invece si possono andare ad attingere opportunità di lavoro, chiuda. Ho cercato di creare una rete molto fitta con tutti gli imprenditori della zona industriale. Grazie. Ci fermiamo per la pubblicità e torniamo subito per continuare la risposta con De Giorgi e Leo. Tra un minuto su Antenna Sud. Bentornati in diretta su Antenna Sud, ospiti di Comfort Zone oggi, candidati alla poltrona di primo cittadino di Copertino. Una domanda avevo fatto concedendo ai miei ospiti un minuto per la risposta: cosa prevedono come politiche di occupazione per il lavoro e dove potevano essere reperiti i soldi? Un minuto per De Giorgi e Leo, ma nel fuori onda i candidati mi hanno già chiesto di volere un altro minuto a complemento, per cui De Giorgi, Leo, e poi rifacciamo il giro completo ripartendo da Alemanno finendo a Rosafio. Intanto a lei, De Giorgi. È pochissima, forse nemmeno tre bastano. Allora, io rimango basito, perché effettivamente un'amministrazione può invece creare opportunità di lavoro e le può creare in una città che si chiama Copertino. Copertino è una delle città più belle del Salento, dove ha delle risorse da offrire e da far vedere che forse nel sud Italia non hanno altre città. Noi siamo la città del Santo dei Voli, San Giuseppe da Copertino. Noi abbiamo uno dei castelli più grandi d'Europa, abbiamo un parco della Grottella dove c'è il santuario, che è una cosa stupenda, abbiamo la chiesa di Casole. Noi, io da 10 anni parlo di percorso turistico, culturale e religioso, e non abbiamo bisogno di questi grandi fondi. Ci vuole solamente una visione, la vision. È da 10 anni che dico che effettivamente noi dobbiamo aprire le nostre porte e far arrivare turisti. Proprio l'altro giorno vedevo Pietrelcina, una cittadina di nemmeno 3.000 abitanti, ha un indotto l'anno di 100 milioni di euro. Cioè, San Giovanni Rotondo nemmeno voglio parlarne, Assisi nemmeno. Noi, voglio dire, non riusciamo ad intercettare i turisti a farli venire nella nostra casa, perché effettivamente è, purtroppo è così, e abbiamo un santo che è conosciuto in tutto il mondo, ma purtroppo non viene nessuno a visitare. Si fermi un minuto, torniamo per un altro minuto. Sì. Leo. Davvero questa è una bella domanda, è una domanda che richiede, diciamo, una risposta anche molto articolata, in particolare partendo proprio dalla zona industriale. Io penso la zona industriale va rivista completamente, va allargata, come ho detto più volte, e bisogna entrare nella ZES.
bisogna cominciare a entrare perché noi dobbiamo cominciare ad avere anche noi una politica industriale nella nostra città. In questo senso davvero serve anche rivedere tutte l'asse viario che porta alla zona industriale, no? Quindi la strada di Galatina, la circonvallazione, rivederla perché bisogna aprirla. Io per quello che ho potuto fare come vicepresidente della provincia ho cercato di, ho fatto un progetto, l'ho presentato al Ministero nell'agosto del 2022 e ho cercato di riproporre questo progetto che costa 35 milioni di euro, quindi è una cifra non indifferente che il Comune ovviamente non si può permettere, quindi perché poi intanto i prezzi sono anche lievitati, quindi non è possibile portare avanti. Ritorniamo, un giro completo, stessa domanda, integrazione partendo dalle MAN e terminiamo a Rosafi. Riparto da dove ho lasciato, sono riuscita a creare una fittissima rete con gli imprenditori della zona industriale che mi sia consentito di dire non mi hanno mai lamentato il problema di questa circonvallazione, ma la mia fitta rete mi consentirà di dare delle risposte concrete come consentendo a questi imprenditori di ampliare e di poter investire nella zona industriale attraverso l'ampliamento anche degli impianti e poi le opportunità di lavoro si possono creare puntando e guardando forse per una volta al passato, al mondo dell'agricoltura e del florovivaismo, attraverso quello sì che è il censimento di tutti i terreni agricoli che abbiamo, l'adesione alla banca delle terre, creando delle cooperative di comunità e attraendo. Sono d'accordo, se la nostra città riesce a diventare attrattiva, non soltanto attraverso il turismo religioso, ma attraverso tutte quante altre opportunità che abbiamo e sono meravigliose, tutti possiamo beneficiarne. E creare opportunità vuol dire dare lavoro vuol dire dare dignità e libertà ai nostri concittadini. Grazie Alemanno. De Giorgi, integri lei. Il volano per una ripartenza di Copertino si chiama percorso turistico culturale religioso. Noi abbiamo Copertino un diamante grezzo, dobbiamo semplicemente aprire le porte della nostra città e far conoscere le nostre bellezze. Purtroppo questo, diciamo, questo strumento, chiamiamolo così, non è stato mai messo in moto, questa macchina non è stata mai messa in moto. Io parlo da anni, vengono tanti turisti e non sanno nemmeno dove è collocata la casetta di San Giuseppe, la chiesa di Casole. Cioè effettivamente noi abbiamo, voglio dire, una Ferrari, concedetemi questo esempio, e non riusciamo a metterla in moto. Ecco perché poi a mie spese ho fatto venire 4 mesi fa 2 esperti di turismo religioso, oltre che addirittura di wedding, praticamente ormai c'è diciamo questa moda, chiamiamola così, di matrimoni nel Salento e quindi una tantissima richiesta di russi e cinesi e americani che vogliono venire nel Salento a sposarsi. Perché mai non debbano venire nelle nostre masserie, nei nostri luoghi bellissimi e quindi, ripeto, far conoscere la nostra città che sarà poi da eco per tanti altri turisti. Grazie Leo, a lei stessa domanda. Allora, stessa domanda, continuo la risposta perché un minuto era. Allora io penso che bisogna investire nella formazione, anche il Comune deve attivarsi in percorsi che possa partire per la formazione di tanti giovani, che ovviamente oggi non sanno come orientarsi in tanti mestieri, anche facendo ritornare un po' la tradizione dei vecchi mestieri, è importantissimo questo, perché sono davvero una tradizione importante. Per quanto riguarda poi il turismo religioso, penso che bisogna attivare tutti i percorsi che in passato già qualcosa già c'era, ed era quello per esempio dei gemellaggi con le varie città che sono anche diciamo gemellate con Copertino, penso a Osimo, penso a Lauria, penso a Poggiardo, tanti altri comuni, Galatone, che in questi ultimi anni avevano tutte città nazionali, comunque anche dall'Argentina sono arrivate delle richieste per venire a fare questo gemellaggio con la nostra città. Il nostro santo è bello e quindi interessante e davvero piace a tanti. Grazie mille. Rosafio, chiuda lei questo giro. Sì, avrei fatto rispondere ad Antonio che era con me quando andammo ad Osimo ad inventarci, grazie anche a qualche tua idea, il 350esimo della nascita di San Giuseppe, per portare il corpo, e quindi era quello il percorso. Ma io perché devo dire queste cose, poi qualcuno dice che non sono gradite? Bisognava rimettere in piedi quel percorso turistico religioso attraverso la conoscenza del santo. Il corpo, 20-25 mila abitanti, il Copertino riversati e intorno tutti lì, vi ricordate? Il concorso letterario nazionale per far conoscere il santo, venivano le famiglie, partecipavano. Così si alimenta, non c'è niente da inventare. Certo, poi gli esperti danno qualche suggerimento particolare, è vero Vincenzo, danno un suggerimento più capace di penetrare del marketing, va benissimo tutto.
ma le indicazioni, il percorso era già tracciato. Vero Antonio che era già tracciato? Vero che l'avevamo tracciato insieme? Vero che faticammo perché per convincere il vescovo, la curia, e dire ma che vi state inventando? Il 350 stava lì il corpo. Allora bisognava continuare. Grazie Rosafio. Ripartiamo da lei con un altro argomento. Prego. A coloro che parlano bene il linguaggio politico piace parlare di amministrazione partecipata e amministrazione trasparente. Qual è la vostra idea, se ce l'avete, di amministrazione partecipata e trasparente per il Comune di Copertino? Ma io adesso anche qui devo ricordare un aneddoto. Io ebbi uno dei primi consigli comunali, ebbi a preferire questa frase: vorrei un'urbanistica partecipata. Qualche consigliere d'opposizione, no, a denunciarmi al comando provinciale dei carabinieri. È stato pioniere in tutto praticamente. Ma sì, ma perché? Ma, sì, ma sono è documentato, dottoressa. E c'è anche la denuncia al comando provinciale dei carabinieri. E non dico chi, se no la collega Le Mano si arrabbia. Ma questo è successo. È successo questo. Sono stato anche pioniere di una coalizione trasversale. Sì, perché a me piace amministrare in questo modo, con la responsabilità. Io avevo fatto anche gli incontri semestrali con la cittadinanza, non c'erano gli strumenti moderni dei social. Purtroppo dopo 2 o 3 incontri non veniva nessuno. Ci ho provato, quello che avevo promesso lo facevo. Poi non funziona sempre, qualche volta sei troppo avanti, non lo so se questa è una battuta così per snellire un po' la tensione, non mia certamente. È evidente che bisogna operare in quella direzione. Io ho fatto concorsi pubblici in cui qualcuno dell'opposizione all'epoca andava a mettere i bigliettini dei vincitori al notaio sfidandomi per la denuncia, è rimasta delusa. E ho scommesso una cena e l'ho vinta, non l'ho ancora ricevuta. È un modo trasparente, chiaro, credibile di amministrare. Certo, non siamo perfetti, certo si può sbagliare, ma stranamente c'è uno scollamento decennale dalle istituzioni ai cittadini. È una cosa strana, che va recuperata. Va recuperata con tutte le imperfezioni e con tutte le debolezze che tutti quanti possiamo avere. Uno dei motivi quando mi chiedono perché ti sei riproposto, eccetera, proprio per questa mancanza di collegamento, di questa fiducia che purtroppo l'abbiamo tutti quanti notata. Ecco perché qualche volta voi sobbalzate sulla sedia quando vi chiedo nel vostro ruolo di eletti il richiamo e la formazione dell'opinione pubblica. Così si amministra. E guardate, non c'è bisogno di fare programmi incandescenti, basta applicare il regolamento, basta essere chiari, basta essere credibili, basta affrontare con la faccia, col viso, la persona in tutte le situazioni, consiglio, giunta, e dire perché sono state fatte le scelte. In questo modo funziona. Grazie. Grazie. Il coraggio della verità e della chiarezza, insomma. Alemanno, anche lei, la vostra idea, se ce l'avete nella vostra coalizione, di amministrazione partecipata e trasparente? Io dico la verità come insegna dell'attività politica e mi spiace, mi è piaciuta la sua battuta. Pioniere in tutto, sì, grazie a me l'ex sindaco Rosafio è stato anche pioniere delle video riprese in consiglio comunale. All'epoca abbiamo dovuto affrontare come giovane lista una battaglia importante per poter ottenere le video riprese in consiglio comunale. Devo dire che con grande soddisfazione posso dire che dopo un lungo percorso anche molto agitato all'interno di quella amministrazione, adesso finalmente il Consiglio Comunale è videoripreso. Perché vede, io mi sono candidata 15 anni fa perché non mi sentivo rappresentata da una classe politica che si era distaccata completamente dai giovani, e quindi io dissi, ma se come gruppo, se non io chi per me, se non ora quando? La cittadinanza attiva e coinvolgimento. E io da ex assessore ho fatto dei percorsi di cittadinanza attiva bellissima, coinvolgendo tutte quante le associazioni del territorio attraverso delle passeggiate sul territorio con le biciclette per scoprirlo, per poter capire quale futuro dare a quel territorio, attraverso le associazioni come quelle degli scout, attraverso le associazioni in bicicletta, attraverso altre associazioni che sono attive. Il territorio chiede soltanto di essere ascoltato da noi. E la trasparenza, mi pare che nella sua domanda abbia parlato di trasparenza. Beh, quello deve essere, come devo dire, il mood di base con cui un'amministrazione deve lavorare. Riaprire i portoni della casa comunale è stato uno dei primi passaggi importanti. Oggi io dico anche che bisogna operare con trasparenza, come? Creando uno sportello, ci credo molto io in questo, in un ufficio relazioni con il pubblico, affinché attraverso questi sportelli si possa creare quel dialogo costante con i cittadini e fornire anche, ascoltare e cercare di fornire delle risposte immediate, dirette, e canalizzando le istanze direttamente negli uffici. Perché vede, io penso che
non sia dignitoso né tenere i cittadini appesi a quelle che sono 2 o 3 ore di ricevimento con il pubblico, né tantomeno aprire completamente le porte degli uffici. Perché? Perché gli impiegati devono lavorare e non possono stare alla mercé di tutti i cittadini che si presentano con milioni di istanze senza dare delle risposte. Allora serve efficienza nelle risposte, e quindi io penso a questo ufficio che possa essere proprio il front office con la città e cercare di dare le risposte canalizzandole al meglio nei settori competenti. Grazie mille. Alemanno De Giorgi, stessa domanda. Sì. Allora, su questa parola trasparenza, no? Tutti un po' ci riempiamo la bocca, tutti sì, al palazzo di cristallo, di vetro, effettivamente. Allora, io sono 10 anni e faccio il consigliere comunale, se la invito una mattina a venire con me in consiglio comunale in palazzo, a Palazzo Briganti, effettivamente è il deserto, non c'è nessuno. I cittadini sono scoraggiati ed effettivamente non vanno negli uffici, solo proprio l'ufficio tecnico quando è aperto al pubblico il martedì, perché effettivamente loro ormai hanno percepito che c'è proprio un distaccamento dalla classe dirigente politica ai cittadini. Proprio per questo noi, attraverso i vari comizi di quartiere fatti 4-5 mesi fa, noi abbiamo fatto i comizi di quartiere per recepire le istanze del territorio. Insieme ai cittadini realmente abbiamo costruito il nostro programma. L'ultimo comizio di quartiere è stato 10 giorni prima di presentare il programma ufficiale. E effettivamente la gente ti parla, ti spiega, ti dice, si apre, e noi proprio per questo abbiamo creato un'app dove su quest'app, oltre che sponsorizzare il territorio ricollegato al discorso del percorso ristrutturale religioso, su quest'app si potranno fare 50 segnalazioni al giorno. Quindi praticamente un cittadino da casa, se sta notando che effettivamente c'è il palo della luce che è rotto, il manto dissestato o qualsiasi altra problematica, tranquillamente attraverso quest'app può inviare. E giustamente, come diceva la candidata Alemanno, non possiamo effettivamente portare tutti i cittadini là, quindi ci deve essere anche questo discorso di abbreviare la distanza tra l'amministrazione e il cittadino. E proprio per questo noi, sempre messo nel programma, abbiamo riproposto i consiglieri di quartiere. Il consigliere di quartiere è fondamentale in una città di 24.000 abitanti quasi. Non possiamo, un'amministrazione effettivamente, pur attenta a quanto essa possa essere, è difficile riuscire a tenere sotto occhio tutto il territorio. Allora bisogna responsabilizzare anche i cittadini stessi. E quindi quando effettivamente tu a un cittadino gli dici ok, questi, voi due, voi tre, attraverso delle elezioni democraticamente, insomma, eletti, siete diciamo le sentinelle del territorio, potete tranquillamente venire e portare addirittura, senza avere poi diritto insomma di parola, ma comunque in consiglio comunale, a portare le istanze del territorio, facilita anche l'amministratore. Un sindaco non può alzarsi la mattina e ricevere 80-100 telefonate, bisogna pianificare. Ecco perché se si riconquista la fiducia dei cittadini, dove effettivamente quando viene segnalato un problema, poi il problema viene risolto nel breve, allora sì che a questo punto possiamo parlare di amministrazione trasparente, la gente comincia a capire che affidarsi, e allora in quel momento sì, si parte. Grazie mille. Leo, stessa domanda. Io penso... Timer 3 minuti, perfetto. Io penso che sia importante portare avanti il concetto di open data. Bisogna cominciare a mettere fuori tutti i dati della pubblica amministrazione. Per poter fare, per essere trasparente, occorre che chiunque da casa possa vedere a che punto è la sua pratica. E solo così si evitano anche di andare agli uffici in qualsiasi orario, in qualsiasi momento, con un codice che gli viene affidato, possono vedere a che punto è lo stato della domanda. Anche così si responsabilizzano anche un po' di più i dipendenti ad andare avanti in questa opera di accelerazione delle pratiche in corso. Quindi bisogna fare questo, come anche per esempio il pagamento dei diritti, tutte queste cose ancora, ci sono tanti metodi nuovi che devono essere attivati, magari programmati ma non ancora attivati. Quindi io penso che oltre questo poi bisogna anche pensare alla formazione dei dipendenti, e bisogna anche integrare il numero dei dipendenti della pubblica amministrazione, perché oggi rispetto a un po' di anni fa si è quasi dimezzato il numero dei dipendenti. Occorre da subito partire anche con delle forme nuove di concorsi o altro per poter integrare questo numero, che possa finalmente avere una macchina amministrativa efficiente. Se non c'è personale non c'è possibilità che questo avvenga, perché molti addirittura hanno i doppi ruoli, quindi questo è impossibile. Ognuno deve avere, specialmente nell'urbanistica, nei lavori pubblici e in altro, un solo ruolo che deve rispondere ai cittadini. Quindi questo è uno degli aspetti più importanti. Tanti. Poi la trasparenza si ottiene anche portando a conoscenza di tutte le azioni amministrative ai cittadini, quindi
bisogna, ogni azione che viene portata avanti bisogna promuoverla attraverso i cittadini, attraverso le associazioni, tutto, perché ogni azione che fa la pubblica amministrazione deve, non può essere presentata come un'azione così straordinaria e lasciata lì. Il PUG, per esempio, di cui abbiamo parlato prima, va portato e informati i cittadini di che cosa stiamo parlando. Poi dopo tutte le varie, per esempio la prima fase riguarda proprio loro, riguarda le osservazioni, quindi facilitare il modo di fare. Io ho visto uno stampato precedente che era molto articolato, bisogna agevolare l'intervento del cittadino in queste funzioni essenziali, ma in tutta l'attività amministrativa, solo così, se noi vogliamo che la trasparenza sia un fattore fondante di questa, della prossima amministrazione, occorre la conoscenza. La conoscenza si può fare anche oggi da casa con chi sa usare il computer. Chi non la sa usare, ovviamente bisogna agevolarlo andando da loro, perché bisogna anche far capire ai cittadini che bisogna anche chi lavora purtroppo è in difficoltà se sono in un numero ristretto, quindi questo è importante, bisogna aumentare questo numero. Grazie mille. Un diritto di replica, qualcuno si vuole agganciare o soltanto Rosafio? Sentiamo lui. Allora, se siete d'accordo, queste ultime domande io le farei tutte di un minuto, in modo da poter anche da ascoltare più temi. Allora, regia, da adesso in poi tu sempre un minuto. Intanto replica Rosafio. Brevissima replica. Ancora una volta, al di là di quello che pronunciamo, io ricordo un episodio particolare. Lavori in Piazza Castello. Bisognava discutere quel giorno il ricorso al Consiglio di Stato della seconda di quel bando di gara. Qualcuno è stato capace di assegnare la mattina stesso alla poi successiva ditta soccombente di quel ricorso il cantiere. E siamo stati anni fermi. E trasparenza tutto questo. Che cosa è successo? E ve l'ho pure detto, l'ho pure denunciato pubblicamente, quindi posso solamente ripeterlo. Bastava aspettare 24 ore e quindi il ricorrente avrebbe vinto il bando, l'appalto, avremmo assegnato direttamente al vincitore. No, abbiamo dato il cantiere a quello che poi ha perso la causa. 24 ore, dottoressa. Questa è la trasparenza, ragazzi. Ecco. Grazie. Qualcuno vuole aggiungere o integrare? Andiamo oltre. Si parla tanto di politiche green per il territorio legate spesso a un discorso di benessere all'interno della comunità. Ecco Alemanno, ripartiamo da lei. Se io le parlo di green, di politica green, di benessere, di sport all'interno della comunità di Cupertino, lei cosa mi risponde? Che è uno dei punti fondamentali del mio programma. Credo che sport, benessere e salute rispondano a quelle che sono le esigenze di un intero territorio. La mia città la conosco, devo dire la verità, perché la vivo da sempre. Ed è piena di zone all'interno dei vari quartieri che sono già delle aree verdi. Quelle aree devono tornare a splendere. Bisogna partire da una cosa basilare, guardi dottoressa, dal tagliare l'erba. Cioè nessuno si prende più cura di questo verde. I polmoni verdi sono fondamentali, lo sa meglio di me, per quello che è l'impatto ambientale rispetto all'inquinamento, ma non solo. Fa bene alla testa e fa bene al cuore dei cittadini, fa bene fare sport all'aria aperta, non solo per come si dice, perché non tutti possono permettersi delle strutture sportive, indubbiamente, ma fa bene a tutti vivere all'aria aperta, perché lì non solo fai sport, socializzi, però tutto questo va sempre svolto in sicurezza, quindi guardi, parchi e foreste urbane nel programma di Alemanno ricoprono un ruolo fondamentale. Grazie mille. Politiche green, sostenibilità, sport, lei sì. Come le vede? Io vanno di pari passo, dobbiamo però anche dire che veniamo da un doppio mandato, da 10 anni, dove l'amministrazione Schito, doppio mandato, aveva un assessore allo sport e io in consiglio comunale sollevavo il problema dicendo in capitolo di spesa allo sport 0 euro. Poi successivamente fu data una delega ad una consigliera che per carità ha cercato di fare quello che ha potuto, ma non c'era una visione. Quindi effettivamente se non abbiamo, diciamo, questi parchi verdi, perché non ce li abbiamo, o perlomeno ci sono ma sono effettivamente lasciati lì così. Quindi bisogna un attimino far lavorare sullo stesso piano sia la manovra sullo sport, creando un assessore allo sport, una consulta dello sport, e anche il discorso di cercare di trovare le strutture che noi abbiamo. Abbiamo tante strutture, ma sono lì da decenni lasciate all'incuria. E negli ultimi giorni, diciamo, qualche struttura adesso viene ristrutturata.
E devo dire che i cittadini sono molto anche adirati, perché effettivamente 10 anni queste strutture lasciate lì insomma, all'incuria, e poi adesso nell'ultimo periodo vengono valorizzate. È stato un grosso peccato. Grazie De Giorgi. Leo, politiche green. Sì, le politiche green sono fondamentali anche nel mio programma. Io ho dedicato buona parte di questo, del mio programma, a queste, facendo anche riferimento all'agenda 2030. Da quello che a me piace pensare, anche andando nelle periferie in questi giorni, immagino una città, e sono convinto di poterla realizzare, dove si possano piantare 500 alberi in ogni periferia, dove si possa finalmente vivere, certo non piantarli e lasciarli, ma creare dei veri e propri parchi attrezzati, perché occorre davvero questa città riqualificarla dal punto di vista urbano. C'è proprio, penso che ci voglia proprio un consigliere che si occupi proprio del verde della città, e creare dei veri e propri percorsi della salute, perché occorre che tutti possano andare in questi parchi, in queste zone, e poter vivere la socialità, perché tutti questi parchi vanno progettati. Rosafio. La risposta è semplice, perché dovrei, come dire, riallacciarmi e condividere quanto hanno detto loro come propositi, che sono tutti bellissimi, e ci mancherebbe altro. Piantare gli alberi, utilizzare i tetti, va benissimo, lo condivido. Per rispondere alla domanda sullo sport, siamo stati capaci, è così, vi arrabbiate di meno, ad assistere per 3, 4, 5 anni al campo sportivo vecchio abbandonato e un ricorso a TAR capriccioso da parte dell'ufficio tecnico, per capirci, di qualcun altro, così storiamo tutti quanti, e tutti fermi lì aspettando il responso del TAR, che chiaramente ha dato ragione al ricorrente. Era un capriccio di qualcuno. Allora, anche lì, perché ancora una volta non pratichiamo questo benedetto impegno? Piantiamo gli alberi, i tetti utilizziamoli per politiche green, facciamo quello che vogliamo, tutto, basta intercettare un po' di finanziamenti. Ma nel concreto, quando c'è un macigno, come diceva qualcuno, un elefante nel corridoio, eliminiamolo. L'avete tutti quanti notato questo fatto? Io l'ho notato dall'esterno, non ero consigliere comunale, il campo sportivo vecchio lì abbandonato. Nessuno si è chiesto perché. C'era un assurdo ricorso al TAR. Grazie mille a Rosafio, siamo arrivati al termine ormai del nostro appuntamento, questa lunga maratona elettorale per i comuni più rappresentativi di Puglia e Basilicata, che andranno al voto l'8 e il 9. L'ultima domanda random a tutti, partendo da De Giorgi: perché Copertino dovrebbe desiderare un sindaco come lei? Proprio breve spot, 3 secondi. Copertino dovrebbe desiderare un sindaco come me, perché senza presunzione, senza arroganza, solamente la consapevolezza, sono 15 anni che lotto per la mia città. Sono stato sempre coerentemente all'opposizione, non ho ceduto mai a nessuna lusinga, ho perso, mi sono rimboccate le maniche e ho ricontinuato, e noi siamo una speranza per la nostra città, per tanti giovani, per dimostrare che se nella vita c'è la lungimiranza, c'è la forza, c'è la voglia di fare, prima o poi il merito viene premiato. Benissimo, Leo, proprio a livello di spot, perché? Il mio obiettivo è quello di portare avanti una città unita, come dico Nenni, il futuro è di tutti, quindi cerco in tutti i modi di aggregare la città e di farla diventare davvero un tutt'uno per le grandi sfide, non si può andare divisi. La nostra città, e questo è il mio spot, deve essere davvero una città unita e coesa, e che sulla condivisione faccia davvero grandi scelte. Grazie Rosafio, perché Copertino... Telegrafico, io mi sento in debito con la città e con i copertinesi per quello che mi hanno dato, sia politicamente, sia come famiglia e sia anche dal punto di vista professionale. Io posso essere utile forse alla città, posso mettere a disposizione del servizio la mia esperienza, se qualcuno ritiene che tutto questo può servire al di là del ruolo che mi sarà assegnato, non sono qua. Grazie. Alemanno, perché dovrebbero scegliere lei? Me e la mia coalizione, perché credo di aver costruito e messo insieme una coalizione libera, coraggiosa, credibile e competente. E noi ringraziamo tutti coloro che hanno seguito su Antenna Sud questo primo confronto televisivo per i candidati sindaco al Comune di Copertino. Ringrazio in ordine di sorteggio Alemanno, De Giorgi, Leo, Rosafio, grazie mille, in bocca al lupo a tutti e quattro. Che vinca chi ha un'idea migliore per Copertino. E a voi diamo appuntamento quindi al prossimo appuntamento col Comfort Zone, sempre con un comune importante di Puglia e Basilicata al voto. Grazie mille per averci seguito.